Buongiorno a tutti e benvenuti a questo quinto appuntamento con le pillole d'arte e poesia della Biblioteca Civica di Inzago. Io sono Elisabetta Sancino, guida autorizzata di Milano e oggi voglio portarvi alla scoperta di Palazzo Marino. Tutti voi lo conoscete come sede del Comune di Milano e in effetti divenne sede del Comune di Milano il 19 settembre 1861. Ma la sua storia è molto più antica, risale al XVI secolo ed è una storia intrisa di passione, di morte, di splendori, ricchezze, di luci e di ombre. La famiglia Marino, che fece poi edificare il palazzo, era di origine genovese. Si tratta di una famiglia di spregiudicati banchieri che ottennero a partire già dal 1509 la cittadinanza milanese. Giovanni Marino, che era il fratello minore del futuro Tommaso Marino, nonché fondatore del palazzo, era già arrivato a Milano agli inizi del 1500 ed era molto ben inserito nei circuiti finanziari legati al mondo ispano imperiale. In poche parole, prestava denaro quando era necessario ai potenti. Egli inoltre era diventato anche commissario generale del censo ed aveva accumulato durante la sua vita moltissimo denaro. Si era comprato una casa nella zona che fa angolo tra le attuali vie Caserotte e la piazza San Fedele e questa sarà, diciamo, il primo nucleo a partire dal quale sarà costruito poi, negli anni successivi, dal fratello il Palazzo Marino. Alla sua morte Giovanni lasciò i suoi beni in eredità al fratello Tommaso che arrivò da Genova insieme alla moglie Bettina Doria e ai suoi quattro figli. Essi si stabilirono nella casa di Giovanni, anche se era ormai diventata abbastanza piccola e insufficiente per le loro esigenze. Tommaso si dimostrò subito uomo molto ambizioso. Intanto sostenne la politica di Ferrante Gonzaga che dal 1546, proprio l'anno in cui Tommaso Marino era arrivato a Milano, era diventato il governatore della città, ormai definitivamente in mano agli spagnoli. Tommaso Marino finanziò anche le guerre di Filippo II, per esempio il suo tentativo di rovesciare i Fieschi che reggevano le sorti della Repubblica di Genova. Non dimentichiamo che però Genova era la città di Tommaso Marino e che quindi venne definito un traditore e bandito per sempre dalla città. Tommaso Marino si occupò anche della compravendita di terreni, ma soprattutto ottenne il monopolio della fornitura del sale in arrivo da Venezia e quindi riscuoteva le gabelle sul sale che erano particolarmente odiate dai milanesi. Certo era un personaggio che i milanesi non amavano molto veder passare per le strade di Milano sulla sua carretta o portantina completamente coperta d'oro. Sempre circondato dai suoi bravi, dai suoi sgherri, che non esitavano a picchiare o, se necessario, a uccidere i debitori insolventi. E giunto ormai all'apice del suo successo finanziario, Tommaso Marino decise di farsi costruire un sontuoso palazzo che doveva essere, nelle sue intenzioni, il più bello di tutta la cristianità. Questo palazzo venne fatto costruire dall'architetto Galeazzo Alessi, perugino ma molto attivo a Genova, tra il 1557 e il 1563. Pare che all'origine di questa costruzione vi fosse anche il desiderio di impressionare una nobildonna, una giovanissima figlia di una famiglia patrizia veneta, che Tommaso Marino aveva visto sulla soglia della chiesa di San Fedele, proprio vicino al suo futuro palazzo. L'aveva chiesta in moglie, ma questa l'aveva rifiutato e egli così la fece rapire. Ma la donna non ebbe certo una vita felice, venne trovata impiccata nella stanza di una residenza di campagna della famiglia Marino e questa storia a tinte fosche ispirò la fantasia popolare che compose addirittura una filastrocca intitolata Arabellara discesa Cornara che si ritrova a sua volta in alcuni testi letterari milanesi, per esempio di Carlo Porta e anche dell'autore teatrale Tradico che portò in scena proprio le vicende della famiglia Marino in un dramma ottocentesco di grande successo.
Palazzo Marino venne costruito abbattendo poco a poco le case che si trovavano intorno e quindi nella zona tra San Fedele, Via Marino e Caserotte pian piano si andò a costruire questo nucleo del palazzo che Galeazzo Alessi aveva pensato in uno stile che sicuramente era molto diverso rispetto allo stile milanese. Per esempio il tetto non era spioventi ma coperto da terrazze come i tipici palazzi genovesi e quindi i palazzi diciamo delle aree marine. Non solo, sappiamo anche che Alessi aveva pensato ad uno stile manierista allora insolito a Milano perché durante il suo soggiorno romano l'artista era entrato in contatto con lo stile architettonico di Bramante, con Raffaello, Peruzzi, San Gallo e così si era formato un suo stile unico, particolarmente fantasioso e talvolta forse eccessivamente elaborato, che però ebbe successo a Milano. Lui infatti non lavorò soltanto a Palazzo Marino ma anche al Palazzo dei Giureconsulti, alla Chiesa di Santa Maria presso San Celso, al Duomo, alla Certosa di Garignano e la sua influenza rimase anche nelle arti decorative. In particolar modo per quanto riguarda il Palazzo Marino, sappiamo che tutti gli ambienti sono organizzati intorno al grande cortile d'onore interno, un cortile a due piani con un porticato nella parte inferiore ed un loggiato nella parte superiore, arricchiti da splendidi bassorilievi che rappresentano le fatiche di Ercole e le metamorfosi di Ovidio. Sappiamo che questo cortile presenta anche nel registro superiore una incredibile dispiegarsi della fantasia manierista di Alessi con erme, mascheroni, festoni, figure zoomorfe. Si tratta veramente di un unicum tra i palazzi milanesi dell'epoca. E per quanto riguarda il salone d'onore era insolitamente al pian terreno, occupava però due piani e questo salone sontuoso purtroppo venne bombardato nel 1943 durante bombardamenti che causarono molte vittime e anche la distruzione di diversi edifici a Milano. E Piazza Scala fu una diciamo dei target dei bombardamenti, infatti anche la Scala fu per il 75% distrutta. Infatti quando guardiamo oggi Palazzo Marino non dobbiamo dimenticarci che ci furono degli importanti interventi di restauro che riportarono però gli ambienti all'originale splendore. Entrando oggi a Palazzo Marino è ancora possibile visitare infatti quella che viene definita la Sala dell'Alessi, che è la sala di rappresentanza dove oggi per esempio si svolgono le cerimonie più importanti, quando ci sono per esempio i capi di Stato in visita vengono accolti qui. E questa sala è stata restaurata, diciamo che purtroppo il soffitto originale è andato perduto ed è oggi stato sostituito con una decorazione a trompe-l'œil, ma per quanto riguarda il resto, in particolar modo gli affreschi dei fratelli Semino che rappresentano le nove muse e il dio Bacco, Apollo e Hermes che era il protettore dei commercianti e quindi particolarmente caro a Tommaso Marino, ecco questi sono stati recuperati. E all'interno di questo salone oggi è possibile anche vedere il gonfalone ottocentesco della città di Milano, che è una copia del gonfalone del 1500 che era stato realizzato su progetto di Giuseppe Meda e che rappresenta Sant'Ambrogio che scaccia gli ariani. All'interno di questo gonfalone troviamo i sei stemmi dei sei quartieri o del sestiere milanese, inoltre anche la famosa scrofa semilanuta che si trova nella parte inferiore e la cui storia è legata alla città di Milano e avevamo parlato di essa durante il video precedente. Per quanto riguarda questa sala non è in realtà l'unica che si può visitare, oggi è possibile all'interno vedere altri ambienti. Uno degli ambienti che voglio citare è la Sala Verde. La Sala Verde perché pensate fu la sala dove si celebrò il primo matrimonio civile a Milano, ma in questa sala molto tempo prima era nato un personaggio che diventerà uno dei personaggi più importanti della letteratura italiana, la monaca di Monza.
E prima di parlarvi della monaca di Monza, voglio concludere la storia di Tommaso Marino. Egli morì a 97 anni in una condizione economica molto difficile. Aveva infatti trascorso gli ultimi anni della sua vita cercando di aiutare i suoi due figli maschi, che entrambi si erano macchiati di un crimine terribile, di omicidio. Egli dunque, per poterli difendere di fronte soprattutto alle autorità spagnole, aveva sperperato molto denaro. Quando morì lasciò le sue due figlie, Clara e Virginia. Virginia decise di sposarsi con un nobile, Don Martino de Leiva, che godeva di una situazione finanziaria molto florida. Dall'unione nacque una bambina, Marianna, che però la madre non poté mai in realtà conoscere perché morì ben presto di peste. La bambina venne dunque affidata alle cure paterne e successivamente, dopo che il padre si risposò e andò in Spagna, fu lasciata a Palazzo Marino alle cure della zia Clara, una donna molto bigotta che ben presto diciamo la porterà verso la vocazione monacale, anche se Marianne in realtà questa vocazione non l'aveva mai sentita veramente, ma a soli 13 anni entrerà nel convento di Santa Margherita a Monza e lì comincerà una parabola, diciamo, discendente della sua vita. Lì conoscerà Giampaolo Osio, che aveva il giardino confinante con il suo monastero, intreccerà una relazione scandalosa da cui nasceranno due bambini, uno nato morto, mentre la figlia Alma verrà cresciuta poi dalla nonna paterna. E in seguito, dopo questi scandali che vennero appunto portati alla luce, Marianna venne condannata ad una prigionia terribile, venne murata viva nella casa delle convertite di Santa Valeria, dove venivano portate le ex prostitute, e rimase in una cella di 2,5 metri, 2 metri quadrati, completamente isolata al buio per moltissimi anni. La monaca di Monza lascerà il terribile luogo di prigionia solo 14 anni dopo, nel 1622, grazie all'intercessione di Federico Borromeo. E morirà più tardi, quando avrà già 74 anni, molto provata dall'artrite e soprattutto semicieca per via dei lunghissimi anni trascorsi al buio. Per quanto riguarda Palazzo Marino, negli anni successivi passò dapprima alla famiglia Omodei e a partire dal 1781 divenne sede del Ministero delle Finanze e del Tesoro. Nel 1848, all'indomani delle 5 giornate di Milano, divenne sede del governo provvisorio della Lombardia. E infine, il 19 settembre del 1861, divenne sede del Comune di Milano. Precedentemente la sede era stata presso Palazzo Carmagnola in Via Ruello, ossia presso il cosiddetto Broletto Nuovissimo. Sappiamo che il Palazzo Marino attualmente ha la fronte principale verso Piazza Scala, ma attenzione, questa fronte non è quella originale, perché in realtà è stata rifatta completamente dall'architetto Luca Beltrami, che a partire dal 1855 si occupò della risistemazione della piazza e anche dell'abbattimento delle catapecchie che occultavano questa parte di Palazzo Marino. Visto che la fronte non era mai stata completata precedentemente, venne dunque rifatta in stile neomanierista da Beltrami. Dunque la facciata principale è quella che guarda verso San Fedele. E prima di lasciarvi voglio dirvi ancora un paio di curiosità che riguardano la zona intorno a Palazzo Marino. Oggi siamo abituati a vedere la Piazza della Scala collegata direttamente con la Piazza dell'Uomo, ma pensiamo che in passato questo collegamento non c'era, eppure Tommaso Marino già nel 1500 sognava di avere una strada che da Via Marino portasse direttamente alla Piazza dei Mercanti, che era poi appunto proprio accanto a Piazza Duomo. Diciamo che questa strada doveva essere sontuosa, fiancheggiata da eleganti edifici, un po' come la Strada Nuova di Genova, sempre progettata da Galeazzo Alessi, ma del progetto non se ne fece nulla. L'altra curiosità riguarda invece la via Caserotte, sulla quale si affaccia uno dei lati di Palazzo Marino. Ma perché questo curioso toponimo? Perché nel 1277
Qui i milanesi assaltarono le case di proprietà dei Toriani. Napo Toriani era il signore di Milano che era appena stato sconfitto ad Esio da Ottone Visconti. Appena saputo della vittoria dei Visconti, allora i milanesi si affrettarono a distruggere qui tutto ciò che restava dei possedimenti dei Toriani, i quali furono costretti a fuggire in Canton Ticino, e queste macerie rimasero in bella vista per parecchio tempo, per ricordare ai milanesi che nessuno doveva osare mettere in discussione il potere dei Visconti, altrimenti avrebbero fatto la stessa fine. Eccoci giunti dunque al termine di questo quinto appuntamento con le pillole d'arte e poesia. Come di consueto desidero lasciarvi con un componimento, una bellissima poesia di Alda Merini, la poetessa dei Navigli, e spero che questa puntata sia stata a voi gradita. E se desiderate rivederla o anche conoscere le altre puntate precedenti, potete visitare la pagina Facebook della Biblioteca Civica di Inzago, che è una pagina pubblica, o andare direttamente su YouTube. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Per Milano, di Alda Merini. Non è che dalle cuspidi amorose crescano i mutamenti della carne. Milano benedetta, donna altera e sanguigna, con due mammelle amorose, pronte a sfamare i popoli del mondo. Milano dagli irti colli, che ha veduto qui crescere il mio amore, che ora è defunto. Milano, dai vorticosi pensieri, dove le mille allegrie muoiono piangenti sul Naviglio.